I dottori le dicono che è tutto nella sua testa, ma poi i genitori vedono i risultati. La ragazza di cui vi parliamo oggi ha provato all'improvviso un dolore lancinante che, secondo i medici, era soltanto una manifestazione dei suoi problemi mentali. Tuttavia, quando sono arrivati i risultati degli esami, anche i dottori si sono dovuti ricredere. Il corpo umano è un organismo incredibile e molto complicato. Anche i medici più esperti hanno tanto da imparare da questa macchina, allo stesso tempo perfetta e imperfetta. La ragazza di cui vogliamo parlarvi ha scoperto qualcosa di nuovo sul suo corpo e ha dato una lezione di umiltà ai suoi dottori, ma solo dopo aver patito le pene dell'inferno. Hayley era sempre stata una persona molto attiva. Aveva un corpo snello e muscoloso che curava allenandosi costantemente. Una delle sue più grandi passioni era il nuoto, che aveva intrapreso fin dalla tenera età di 18 mesi. A 16 anni poteva essere considerata una nuotatrice provetta e il suo amore per l'acqua non si era mai affievolito. La piscina era quasi il suo habitat naturale e le regalava sempre tanta calma e felicità, almeno fino al giorno fatidico in cui tutto è cambiato. All'improvviso Hayley ha avvertito dei dolori lancinanti in tutto il corpo. Un senso di fastidio generale è piuttosto comune quando ci si allena ad alta intensità, ma non aveva mai provato un dolore simile prima di quel momento. La zona più colpita era l'addome, ma tutto l'organismo sembrava provato da una sofferenza inspiegabile. Hayley sperava che fosse un semplice crampo, ma il dolore si è intensificato a tal punto da impedirle qualsiasi movimento. La nuotatrice provetta è stata soccorsa in acqua dai suoi istruttori che, per fortuna, si sono accorti subito di quello che stava succedendo. Hayley ha cercato di tranquillizzarsi con dei respiri profondi, ma non ha funzionato. Il dolore era ancora lì e sembrava addirittura peggiorare di secondo in secondo. Il personale della piscina non riusciva a capire quello che stava succedendo e lei stessa non sapeva spiegare quella sensazione terribile. Era sempre stata una ragazza forte che amava spingersi oltre i suoi limiti e il nuoto non aveva più segreti per lei. Eppure quel giorno aveva rischiato di affogare dopo un allenamento neanche lontanamente intenso come al solito. Che cosa era successo? I suoi istruttori hanno deciso di allertare i suoi genitori che sono accorsi in piscina sconvolti e preoccupati. Nessuno in quel momento pensava che fosse un malanno grave. In questi casi di solito la fonte del dolore è un muscolo stirato, un problema che si risolve da solo con cure casalinghe. Anche Hayley pensava che fosse un incidente momentaneo, ma non sapeva quanto si sbagliava. Quella sera, mentre stava dormendo, le fitte sono diventate così lancinanti da svegliarla. Hayley non riusciva a capire cosa le stesse succedendo. Le sembrava di essere in un incubo. Che cosa aveva fatto di male per scatenare quella reazione nel suo corpo? Si era spinta troppo in là con gli allenamenti? La ragazza ha provato a ripercorrere la giornata a ritroso per individuare la causa del dolore, ma le fitte non le permettevano nemmeno di pensare lucidamente. Hayley non voleva disturbare i suoi genitori, ma il dolore era troppo forte e ha cominciato ad urlare. I suoi genitori si sono svegliati di colpo e sono accorsi in camera sua per capire cosa stesse succedendo. La sedicenne si sentiva paralizzata e non riusciva a muovere neanche un muscolo. Non poteva uscire dal letto, non si poteva voltare per assumere una posizione più confortevole e soprattutto non riusciva a respirare correttamente. A quel punto i suoi genitori hanno iniziato seriamente a preoccuparsi. Quel dolore non era normale. Un muscolo stirato non può causare delle fitte così violente. Ma allora cosa poteva essere? Che potevano fare? Per quella sera Hayley ha assunto un semplice antidolorifico, ma il giorno dopo i suoi genitori l'hanno portata in ospedale per eseguire degli esami di routine. Stranamente i dottori non sembravano particolarmente interessati alle sue spiegazioni e si sono limitati alle analisi preliminari. Hayley ha pensato che forse conoscevano già la risposta alle sue domande e ha atteso pazientemente i risultati degli esami in sala d'aspetto, accovacciata su se stessa in preda alla sofferenza. I medici sono tornati poche ore dopo e hanno stupito la famiglia con una risposta sconvolgente. Secondo loro era tutto a posto e le analisi di Hayley mostravano una persona in condizioni fisiche perfette. La ragazza e i suoi genitori erano confusi. Come poteva stare bene se provava un dolore tanto forte? Possibile che fosse meno grave del previsto? Hayley non era una persona propensa a lamentarsi quando non ce n'era bisogno, eppure di solito le analisi mediche non mentono. La sedicenne sentiva che qualcosa non andava e ha chiesto al dottore se fosse sicuro della diagnosi. Forse avevano dimenticato di controllare qualcosa, magari dovevano svolgere esami più approfonditi. I medici, però, le hanno assicurato che era in perfetta forma e l'hanno rimandata a casa nonostante le sue proteste, consigliandole di riposare e di evitare lo stress per qualche periodo.
Mentre facevano firmare ai genitori il consenso alle dimissioni, i dottori hanno suggerito persino che il dolore fosse soltanto nella sua testa. Hayley era sconvolta. Invece di risolvere i suoi dubbi, quella visita in ospedale aveva persino peggiorato la situazione. Era stata ricoverata per un dolore lancinante diffuso in tutto il corpo, ma era stata dimessa perché i medici pensavano che si stesse inventando tutto. C'è solo una cosa peggiore che ricevere una diagnosi devastante: lasciare l'ospedale senza risposte, con gli stessi problemi che si avevano all'ingresso. Hayley era rattristata e non sapeva come reagire. Aveva solo 16 anni e gli adulti non credevano alle sue parole. Quando è entrata in macchina per tornare a casa, è scoppiata in un pianto incontrollabile. Non solo stava patendo le pene dell'inferno, ma adesso aveva la conferma che nessuno la stava prendendo sul serio, nemmeno i dottori che avrebbero dovuto aiutarla. I suoi genitori hanno capito subito che la ragazza non stava mentendo e hanno deciso che avrebbero fatto il possibile per risolvere il problema. Avrebbero trovato una soluzione, anche se non sapevano ancora dove cercarla. Ormai al dolore fisico si era aggiunto quello mentale. Con il passare dei giorni le fitte non si sono affievolite e suo padre ha iniziato a contattare i migliori dottori del paese, con la speranza che almeno uno di loro potesse suggerire dove cercare la radice del problema. Le ricerche si sono rivelate più complicate del previsto. La maggior parte dei medici tendeva ad abbandonare il caso di Hayley dopo aver visto i risultati delle analisi preliminari, e gli unici disposti a prendere in esame la sua situazione offrivano i loro servizi in cambio di cifre astronomiche. Dopo tanti buchi nell'acqua, il padre di Hayley è riuscito a entrare in contatto con un luminare nel campo della pediatria, attraverso un amico, ma anche quel tentativo si è rivelato infruttuoso. Il medico ha eseguito diversi test sulla ragazza e ha concluso che si trovava in una situazione fisica perfetta, addirittura ideale. Secondo lui, Hayley non aveva niente che non andava e stava inventando i suoi sintomi per richiamare l'attenzione su di sé. A quel punto, anche sua madre ha iniziato a mobilitarsi su internet, indagando sui casi di persone che avevano vissuto esperienze simili e informandosi sui forum che raggruppavano pazienti dalle malattie misteriose. Eppure nessuno sembrava in grado di comprendere e trattare le sue sofferenze. La famiglia ha deciso di fare un ultimo tentativo con una dottoressa chiamata Lisa McMahon, che aveva condiviso su un sito internet un caso di una sua vecchia paziente che aveva avuto un'esperienza molto simile a quella di Hayley. La famiglia ha visitato quindi il Phoenix Children's Hospital, in Arizona, per incontrare la dottoressa ed esporle i problemi della ragazza. Fin dal primo momento, Hayley ha capito subito di potersi fidare di lei. La dottoressa aveva un atteggiamento diverso dagli altri medici che aveva conosciuto. L'ha accolta con calore e ha ascoltato attentamente le sue parole, senza mai interromperle. La dottoressa McMahon credeva alle sue parole e poteva vedere con i suoi occhi che Hayley non stava fingendo i suoi sintomi. Finalmente, per la prima volta, la sedicenne si è sentita compresa. Non aveva ancora una risposta alle sue domande, ma almeno aveva un alleato che l'avrebbe aiutata a trovarle. Lisa McMahon ha posato una mano sulla spalla di Hayley e le ha assicurato che sarebbe andato tutto bene. Proprio come gli altri medici, anche la dottoressa McMahon ha sottoposto la ragazza ad una lunga serie di esami per capire da dove cominciare. Hayley non era in perfette condizioni come le avevano detto gli altri medici che aveva consultato, ma stava soffrendo per le conseguenze di una condizione rara e quasi invisibile chiamata sindrome della costola fluttuante. Questo problema si verifica quando la cartilagine che ricopre la gabbia toracica assume una posizione scorretta, causando dolore, gonfiore e senso di intorpidimento. Le fitte che Hayley sentiva da giorni erano il risultato di una violenta infiammazione tra le costole. Finalmente la ragazza aveva la risposta che cercava e la sua famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La dottoressa McMahon aveva visto qualcosa che gli altri medici avevano ignorato ed era riuscita a formulare la diagnosi corretta. Con le radiografie a portata di mano ha potuto determinare anche il corso d'azione necessario a ridurre l'infiammazione e risolvere il problema una volta per tutte. Il motivo per cui la dottoressa McMahon aveva scoperto così rapidamente la causa del problema era che la vecchia paziente che aveva vissuto un'esperienza simile era lei stessa. Di solito questa sindrome colpisce le donne di mezza età, ma sia Hayley che la dottoressa avevano sperimentato sulla loro pelle le conseguenze di una gabbia toracica infiammata. Se lei stessa non avesse sofferto della stessa condizione, forse non sarebbe riuscita a risolvere il caso della sedicenne. Hayley ha iniziato a ricevere le cure di cui aveva bisogno e presto il dolore è svanito, consentendole di tornare a fare sport e vivere spensierata.
Hayley e la sua famiglia sono stati molto riconoscenti nei confronti della dottoressa e hanno condiviso la loro storia sui media per ricordare a tutte le persone che soffrono di malattie invisibili che non sono sole al mondo, ma che la loro personale dottoressa McMahon li sta aspettando a braccia aperte. E voi siete sempre stati presi sul serio dal medico o avete dovuto lottare come Hayley per farvi ascoltare? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di rimanere sintonizzati per altre storie interessanti.